nessuna parte se una città così grande non ha una relazione forte con i municipi, con le ASL, con tutti quelli che abitano i territori. E allora abbiamo deciso insieme di chiamarlo Piano Strategico sui diritti. Quindi diritto all'abitare, diritto ad una mamma, di avere anche il tempo di recuperare le sue energie e le sue forze. Ripartire anche dai dati, dallo studio di questa città, e vi ringrazio per quello che ho visto, che insomma c'è tutto un lavoro anche di produzione scientifica, e però in questo momento forse dobbiamo anche far sì che la legge di integrazione sociosanitaria della Regione Lazio finalmente arrivi ad un percorso. Noi abbiamo ancora la 38, la legge Amati, la 328 è tanto intervenuta. Io non posso più tollerare che non sappiamo quanto sia la parte sociale che noi spendiamo su alcune cose e quanto la parte sanitaria. Queste due cose vanno finalmente messe insieme, perché se il welfare è un diritto vero e se la qualità della vita dei cittadini di questa città è una cosa a cui teniamo veramente, allora dobbiamo declinare delle politiche che siano, che mettano insieme, per cui la multidisciplinarità dell'intervento, perché tanto che se io mi batto sul bilancio affinché la mamma e le donne in questa città, lo sappiamo benissimo, sono quelle che pagano fortissimo i tagli di un welfare, di un modello sociale europeo che nel frattempo ha scippato i tagli, il patto di stabilità, diciamo, per queste cose. Le donne pagano prezzi alti perché in questa città ci sono donne che hanno una mamma più anziana da assistere, ci sono donne che hanno un figlio con qualche problema di cui si preoccupa. A fronte di servizi messi a disposizione che sono sempre più stati tirati fuori, perché appunto le risorse sono quelle che sono, ma non mi voglio macerare dietro, abbiamo poche risorse, non facciamo delle scelte, non scegliamo insieme, che per esempio diciamo che vogliamo che questa legge finalmente arrivi, perché nel momento in cui io vado a rivedere anche il sistema di assistenza domiciliare in questa città, e sarebbe pure ora che ci sia anche un livello essenziale di intervento che sia uguale in tutta la città, non che un municipio decide una cosa, un municipio ne decide un'altra, per cui il mio assessorato ha il compito di